seconda piazza nel lancio del peso e adesso si cimenta in corsia 6 anche sui 150 piani cadetti. Atleta molto forte nel salto in lungo che va a vincere questa prima batteria in corsia 3, Matteo Piccolotto, seconda piazza dell'atletica Clarina Trentino. Ed ora seconda batteria, corsia 1, Emiliano Varesco dell'atletica Trento. Partita anche questa seconda serie, attenzione corsia 6, Lorenzo Paisan che ha intenzione di dominare anche queste gare di velocità, infatti è di nuovo lui, Lorenzo Paisan in corsia 6, il velocista dell'atletica Trento che fa vincere sul compagno di squadra Emiliano Varesco in corsia 1. Partita anche questa terza serie dei 150 metri piani cadetti, vediamo corsia 6, Nicolò Tamanini dell'atletica Clarina Trentino avviarsi alla vittoria, seguito in corsia 2 da Davide Canelli che arriva assieme a Nicolò Gatti, avremo bisogno naturalmente dell'aiuto del... Partiti per questa quarta serie, non c'è in corsia 6 Stefano Paoli, vediamo in corsia 2 Davide Zanella dell'Atletica Valli di Nonne Sole che va a vincere questa... No. Andiamo a seguire questa quinta serie, attenzione, corsia 4 per Giulio Tomio, corsia 2 e Davide Zanella dell'Atletica Valli di Nonne Sole che va a vincere. E sono partiti... Vediamo corsia 4, Alessandro Concini dell'Atletica Valli di Nonne Sole che ha preso la testa di questi 150 metri e va a vincere in scioltezza. Lomadella dell'Atletica Altogarda e Ledro.